Buongiorno amici di Life Taste, siamo giunti alla seconda giornata del Merano Wine Festival che ha visto ieri l'inizio della 22esima edizione con un sold out già da una settimana prima dell'evento. Tantissimi gli eventi collaterali che hanno caratterizzato questa prima giornata, tra i quali la presentazione di Vini Buoni d'Italia 2014, anche qui tantissime presenti al Teatro Puccini, e poi l'incontro delle donne del vino del Trentino Alto Adige all'Hotel Aurora. Oggi i nostri ospiti, il direttore e il presidente del Consorzio della Valpolicella. Buongiorno. Buongiorno. Quest'anno avete scelto di presenziare al Merano Wine Festival in una forma un po' diversa. Sì, abbiamo scelto di avere, diciamo così, uno spazio dedicato di fronte al Core House, e la ragione è perché sostanzialmente in questo spazio noi vogliamo raccontare questo forte legame che ha il territorio della Valpolicella con i suoi vini e il suo vino con il suo territorio. Noi stiamo lavorando molto come consorzio sia in termini di qualità sia in termini di salubrità, no? Di tutela del consumatore. Infatti siamo stati, come ha ricordato lei, premiati come territorio eco-friendly, e all'interno di quest'area sicuramente avremo modo di raccontare a tutti tanto il vino, tanto i prodotti enogastronomici del nostro territorio, quanto anche questo aspetto di tutela e sostenibilità su cui ci stiamo tanto impegnando da 3 anni a questa parte. Ecco, al presidente invece volevo chiedere come sta andando il mercato per i vostri vini e anche per il vostro territorio. Buongiorno a tutti voi. Il mercato dei nostri vini è un mercato molto importante, concentrato fondamentalmente soprattutto all'estero, quindi l'80% dei nostri vini sono venduti all'estero, principalmente nei paesi nordici, Nord America e Nord Europa. Grande successo ovviamente della Marone, ma il Valpolicella nella sua tipologia Valpolicella superiore e soprattutto Valpolicella a ripasso sta conquistando il mercato, e siamo molto soddisfatti dell'andamento delle vendite degli ultimi 2 anni. Molte grazie e buon Merano Wine Festival. Grazie anche a voi e a tutti. Facendo un primo bilancio di questa 22esima edizione, possiamo dire che il Merano Wine Festival è diventato un appuntamento irrinunciabile per il mondo del vino a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. Questa seconda giornata del festival si prospetta, se possibile, più affollata di quella di ieri, vista la fila che c'era fino a qualche secondo fa alle mie spalle. Dall'ingresso della Kurhaus io vi saluto, ma vi aspetto per vedere i migliori highlights su Life Taste TV.